iscrivetevi al canale, perché nel prossimo video montiamo queste. Montiamo queste che sono il vestitino del drago. Grandi chingos, bienvenidos in this new video, ma non è un video, ma sarà un cazzo di film perché sarà lunghissimo. Cosa faremo oggi? Vedete? Lui è il baby drago, voi che mi seguite su Instagram già lo conoscete, 250, due tempi, XC, KTM, 2022, TPI, iniezione. Quindi nulla, vabbè, io le ho già tolto tutte le pezze originali perché non le ho volute rovinare, le ho messe queste qua provvisorie, ma in questo video, come avete letto nel titolo, andiamo a kittarlo al 110%, non lasciamo più neanche una cosa originale. Dov'è? Qua bisogna utilizzare un tappeto degno del baby drago, quindi allora, taglierino, femminanzia, sono un po' scarico, infatti c'è Dome, che dopo lo vedrete lui in azione, anche perché io l'ho fatto da 3 ore, mi sono aperto tutta la mano qui, quindi grande Dome che sei venuto. Ha fatto il tacchino, infatti. E stasera lavori, Dome, quindi mamma i pacchi che ci sono, mamma i pacchi. Bartolini? Bartolini! Allora, partiamo. Primo pacco by CJ Style, colui che fa tutto personalizzabile, 100%. A partire dal tappeto per la moto ai completi MX, magliette, felpe, qualsiasi cosa lui ve la personalizza. Il tappeto, la nostra base che ci porterà, che ci farà compagnia per tutta la durata del video. CJ Style ha creato the new tappetino for Endurista da Bosco, lo utilizzeremo anche in gara, lo utilizzeremo al tappo chiuso. Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia, signori, che meraviglia, che meraviglia, signori. Va bene, non perdiamo tempo, ho male alla mano, male a tutto, ho male gambe. Oh, dov'è? Figa, sei riuscito a rialzarti. Hai visto la velocità? Quindi adesso montiamo qui il drago, facciamo la foto della copertina con tutti i pacchi, dopo iniziamo, vediamo dove è l'azione. Baby drago, sei emozionato per tutte queste ghiande? Ma che adesso cambi faccia, cambi look, anche se family, anche se vi ho già fatto vedere alcune collaborazioni per il 2022. Come potete notare, abbiamo su Hollis e il nuovo mono di Rampoldone. La seconda collaborazione che ho già svelato è Dedo Racing, ovvero forcelle anodizzate oro, cerchi anodizzati oro. Lui anodizza qualsiasi cosa di qualsiasi colore, quindi Dedo Racing è una cazzo di garanzia, family. E basta, basta ciance, dai, lavoriamo, mettiamoci al lavoro, dove che stasera Baby Drago si trasforma. E voilà, guys, ci siamo. Guardate quante ghiande per il Baby Drago. Quindi in questo video vedremo tutto quanto montato. Adesso io e il Super Dome smonteremo il mezzo quasi a telaio e ci vediamo tra pochissimo, pezzo by pezzo, con tutte le varie spiegazioni, tutti i dettagli. Vi diremo tante tante ghiande. Vamonos. Partito. Va bene, sei partito, Dome? Sì, sono partito. Family, in un battibaleno siamo arrivati con il mezzo così, completamente smontato. E ripeto, chi ci ha seguito su Instagram ha visto che l'abbiamo smontato in ben 32 minuti. Ma smontato, Family! Comunque, adesso scopriamo insieme tutti quanti i pezzi del drago. Dome, cosa dici? Partiamo da davanti, dai. Da davanti. Partiamo un po' dall'anteriore, quindi in questo video io presenterò i pezzi e, dato che sono infortunato, ci sarà Super Dome che li monta. Allora, presentiamo il primo pezzo per il drago, ovvero, nonché una collaborazione barra sponsorizzazione, chiamiamola come vogliamo, per il 2022. Loro sono GECO Special Parts, producono tutti i pezzi ricavati dal pieno e dopo vengono anodizzati in molte colorazioni, così che accontentano tutti voi enduristi. Guardate un po' che ghianda morbida ci hanno rivelato. Sembra tipo la pistola, avete presente la testettina della pistola? Abbiamo delle morbidissime piastre ricavate dal pieno che i veri cinghios le hanno già viste anche l'anno scorso. Piastre ricavate dal pieno, ma non solo. Vedi che sei il numero uno, vieni qua per i cinghios, vieni qua. Allora, vediamo un po' cosa ci hanno dato.
Questo qui è quello per tenere la valvola. No, cos'è il... Ferma copertone. Ferma copertone, bravo Dome. Tappini vari, tutto di colore arancio per il drago. Altri tappini, tappinanzie. Questi qua sono i registri catena. E viti, questi qua sono dei parasteli che fanno molto tamarro. Figo, mi piace. Altri dadi. Questo qua è sgancio rapido della gomma che serve tantissimo, ragazzi, soprattutto chi si approccia al mondo delle gare, ma non solo. Poi abbiamo anche i braccettini delle pompe Geco, quindi non mi ci stampino così in mano, quindi facciamo mossa e contromossa. Questo si chiama paradisco, supportato da il suo sostegno che si incastrerà nella pinza del freno, ragazzi, tutto ricavato dal pieno, anodizzato di nero. E invece questo è ottenuto il colore alluminio con inciso Geco Special Parts. Prendiamo le piastre, il grasso, prendiamo questo qui, il grasso universale. Io tipo questo l'avevo comprato al Brico, penso. È importantissimo mettere il grasso su questo cuscinetto, nonché il cuscinetto di sterzo, giusto? Ovvio. Vai Dome, abbonda, dice, abbonda, sponda. Pasticcere. Il video va, 6 minuti. Dome, abbiamo fatto cambiare il cappellino a Dome perché mi fa incazzare violentemente. Porco Giuda di un cinghio inferocito. Dillo. Dai Dome, ti voglio carico, fai andare allora, le mani, questo, fai andare le mani. Questo Dome. Come si potrebbe definire? Porno, quando c'entri il buco. Guarda che disastri. Poi questo fai così, vai giù bello. Prendiamo le fratelle, che cazzo stai facendo? Ah, sto pensando una cosa. No, non pensare a niente, ascoltami. Vai lì nei fratellini, Geco. Dome, per favore, cosa stai facendo? No, un attimo una cosa, vogliamo parlare seriamente. Qui c'è il coperchio. Ah sì, dove ce l'hai? Pezzo di merda. Dai, tacchino, non è violento, mettilo lì, bravo Dome. Che lavori culo. Vai Dome, cattivone così. Vai la vite, va. No, vai a prendere qua. Almeno non cade. Eh sì, te lo tengo io. No, Dome, vai lì. Dobbiamo prendere quella nuova. Non è quella. Non è questa. Sì che è quella. Liberi il culo, figlio. Siamo matti, dai. Incastra sotto lì, va. Ce l'hai fatta, figo. Dai che sei lento. Vai, morbido, Dome. Spariamo su, senza fare casini. No, questo lo devi far passare. No. Devi girarlo. Che qua è il gas. Dome, abbiamo già fatto casino. Io so già quello che faccio, fratellino. Oh, Dome, mi fai paura, Tac. Tac. Cioè, io sto guardando il video, non sto neanche guardando come mi starei montando la moto. Mi fido, vado a sentimento. No, oh, qua un po' di loctite dobbiamo metterla. Ma che loctite? Vabbè, dai. Non si controlla loctite. Non si controlla. Io qua l'avrei messa, però vabbè, la provo domenica se si smolla un pelino. Se poi devi regolare il manubrio, pirla. Dobbiamo centrarlo. Dopo, iniziamo a fissare tutto, va. Vabbè, già centrato. Mettimi... Ma vedi questi, che li perdo. Vedete, abbiamo messo qua tutte le viti in maniera ordinata. L'ordine mentale di Dome, infatti guardate che gran casino. Dove cazzo hai messo le viti di quel pezzo lì? Mi prendi anche in giro? Poi che torni a casa a piedi stasera, Pesage. Fusillo sarebbe orgoglioso di noi stasera. Ma lascia stare il tuo micone Fusillo. Ti manca? Sì, perché mi ha abbandonato pure il trofeo. No, uffi. Dai, Dome, cattivo, Figo. Cioè, ma se un animale, smolla un po' questa di qua. Smolla un po' questa. Tirato, guarda che l'ho già centrata. Tu lasciami fare. Io non ti lascio fare che te non mi rimonti la moto. Te sei matto. Vedi, poi questo buco è molto importante, questo centrale. Fammi vedere. Let me see. In è mezzo. Per let me see my cocorita. Questo è per la gara di motocross. Oh, per la tabella piatta. Let me see my cocorita. Ho già montato in corti i tubi in silicone di TBF Performance, che sono davvero una bomba, molto molto resistenti e non ho mai avuto problemi. Abbiamo anche lavorato la testa con il mitico Camoletto Racing, l'ho già provato anche in fettucciato e nel bosco ed è una bomba. Ma Dome non si ferma, partito morbidissimo, mamma mia, queste piastre sono una cosa... Un passi da 10, per favore. Richiedimelo. Mi passi la 10, coglionazzo. Ah, ok, così è meglio. Vai, chiudi così. Sì, io così di solito le tengo così le forche. Stringi pochettino, tanto che rimangono su. Sì, ottimo, come... socio.
Ok, dopo stringe anche la dinamo. Tara. Ciao, dobbiamo tirare. Coperchietti ready per essere montati. Guarda qua, dominazione. Olio pulito, anche perché la moto è nuova. Togliamo la guarnizione. Ma siamo sicuri che la moto è nuova? E via. Sì, non sembra nuova, dove? Vamonos. Sostituiamoli. È demolita. Chiave del lotto, adesso sostituiamo i braccettini. E sotto troviamo il teflon, ragazzi, o comunque un elemento plasticoso per far sì che, anche se tiriamo tanto i nostri braccetti, in caso di caduta non si rompe la pompa, non si rompe, ma si gira tutta la pompa. Quindi è fondamentale mettere il teflon o comunque sia un elemento plasticoso. Ottimo, poi vedremo anche come io terrò, setterò tutta la mia moto lì. Mettiamo il tappo olio motore. Vamonos, andiamo anche qui a sostituire, togliamo quello dell'anno scorso, che è vecchio, vecchio ed usurato. C'è già la guarnizione quello? Ya. Yeah. Bomba. Allora, quindi adesso presenteremo le ghiande by Galfer. Quindi per chittare i cerchi ci mettiamo qua così, belli comodi. Comodi e indolore. Andremo a togliere. Iniziamo a smontare. Testa cazzo di Loctite. Partito morbido. Ghiande by Galfer, eccole qui, sempre sul dragone, sempre sul dragone. Siamo qui, siamo qui, siamo qui. Galferanzia. Pastiglie anteriori abbiamo. Pastiglie posteriori, quindi kittaggio a manetta per il baby drago, perché sappiamo che gli piace cinghialottare nel fango, quindi ci sono andate un po' di pastiglie. Poi vediamo un po'. Poi abbiamo un freno posteriore che direi di montarlo subitissimo, no? Dove? Esatto. Ricavato dal pieno, quindi come piace a noi, frenata modulare ai massimi livelli, spessore del disco di tutto rispetto. E vabbè ragazzi, mi trovo bene con il disco pieno. Scalda magari un pelo di più in discesa, ma quando c'è da frenare si frena come Dio comanda, ma soprattutto la modulabilità del freno è numero unica. Invece per l'anteriore i mitici amici di Galfer ci hanno mandato un bel, che ho già provato anche l'anno scorso e l'ho approvato al 10.000%, disco anteriore flottante. Signori e signori, serve lo spostapinza? E sempre gli amici di Galfer ce l'hanno gentilmente mandato l'anno scorso, quest'anno riutilizziamo perché va benissimo, anche perché, come dicevo, ho confermato questa tipologia di disco. Frena da paura, veramente. Mi trovo bene, potrei nascondermici dietro. Nulla, family. Mettiamolo, montiamolo e guardate i dettagliettini neri. Funzionali ma anche estetici. Montaggio del disco post avvenuto. Eccolo qui il Superdome che sta montando il disco anteriore. Loctite. A quintali o poca, ragazzi? A quintali. No, scherzo, raga, non bisogna esagerare. Le viti dei dischi vanno sempre montate e poi tirate in maniera incrociata. Va bene, io procedo su altro. Te vedi di finire veloce, veloce, Dome. Io adesso ho in mano queste cose e vado a fare... Andiamo family, perché io intanto, che dopo vi farò vedere, sto settando la nuova espansione, la nuova pancina del baby drago. Ghiande morbide per i cinghios. Bambolino già inserito. Bambolino bamboleiro. Spettacolo, su piedino nero anodizzato da dedo, spettacolo. Sulla pompa, ragazzi, siamo andati a montare queste pastiglie della Galfer. Durata pazzesca, ma soprattutto la frenata la sentite modulare. Io mi trovo veramente bene con queste pastiglie. Ok, Dome, adesso ci spariamo la corona, così possiamo montare la gomma dietro. Che dici? Questo è il tuo compito. Vamonos. Ecco, la corona è tipo una cosa che tra la Torx e la chiave inglese dietro io non so i santi che tiro. Tu? Tieni, tieni che mostro le ghiande per quanto riguarda la corona. Corona e kit trasmissione arriva direttamente dagli amici di PBR Sprockets. Pensate, loro sponsorizzano pure la MotoGP, quindi prodotti di qualità e livello altissimo. Allora, noi andremo a montare l'intera trasmissione per quanto riguarda pignoni,
Io monterò la trasmissione originale 13:52, però gli ho chiesto di mandarmi anche la corona del 50 perché la voglio provare su questo mezzo. La voglio provare, family. La voglio provare perché il 2,5 è un po' cattivone sotto, ti strappa un po' le braccia, quindi mettendo due denti in meno magari ci avviciniamo un po' più al 300. Proviamo, proviamo. Comunque stavo dicendo, pignolanzia, 13 denti. Catena ultra morbida con O-ring, perché quella senza O-ring è vero che scorre molto di più, ma nell'enduro, motocross, comunque sia palta, sempre sporco, si consuma da maledetti, quindi io consiglio la catena con O-ring per il mondo del fuoristrada off-road. E poi ragazzi, adesso andiamo a montare la corona numero 1. Eccola qui, è proprio la FMI, la corona bicolore di PBR Sprockets. Io l'ho scelta arancio e nera, ve la faccio vedere meglio. Questa qui, che corona è che stai andando a montare? La 52 denti, sì. Adesso voglio provare subito quella di serie, la 52. Poi quando avrò preso un po' di mano con la 52 denti, prima delle gare proverò la 50, tanto vedere un po' le differenze. Comunque andremo a montare questo gioiellino. 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 Grande Dome, a rapporto Dome, per favore, vieni qua adesso che tocca a te lavorare. Sei in caricanza, col flash perché questa è una ghianda morbidissima, la pancina del dragone, family, la pancina del dragone by Fratelli Fresco, Big One Fresco Fratelli. Vi ricordate, l'anno scorso utilizzavo questa... L'anno scorso ho utilizzato questa, è la pancia originale del drago, ok? Questo tappino perché l'hai lasciato qua? Dove? Perché dobbiamo montarlo ora? Ti picchio io. Allora, questa è quella originale? Beh, 7 ore di moto è abbastanza integra. Ma vedi, questo qua l'ho fatto domenica alle 3 ore. Vabbè. L'anno scorso i mitici amici della Fresco mi hanno mandato l'espansione RAW, si chiama, ovvero artigianale, con queste saldature, diciamo con delle mezze lune, dove io l'anno scorso mi sono trovato molto bene sul 300, mi ha riempito bene sotto, ma mi ha aiutato anche agli alti, la RAW. Quest'anno invece la tengo lì, perché voglio provarla anche sul 2,5, La farò gonfiare, la farò anche sistemare. Stai lì, non ti muovere, non ti muovere, non ti muovere. Family, ma che cos'è? Ma che gioiellino è? Factory Fratelli Fresco, 250 cc, 100% artigianale, è un dispiacere usarla quasi quasi. Ragazzi, è un dispiacere utilizzarla. Guardate che spettacolo. Dome, che te lo dico a fare? E montala. Beh, da minga. Te sei un quattrotempista morbidoso, mamma mia, mamma. Ma guarda che espansione. Io non ci voglio credere. Non ci sto credendo, ragazzi. Passami bomba. Tira molle. Allora, il tiramolle è il ferro della recinzione che ho rubato dal vicino oggi pomeriggio, eccolo. Hai fatto partire, hai pizzato? Dove? Sì, ho pizzato, ho pizzato. Ragazzi, qui si parte con delle ghiande che non sono morbide, sono ultra morbide. Si parte cattivissimi, ragazzi, cattivissimi si parte, perché Racetech è il main sponsor delle Brista Bosco. Loro... Raga, cioè, sono proprio sempre fedeli, e chittano la maggior parte del dragone. Quindi, andiamo a vedere che ghiande ci hanno mandato. Partiamo così. Dove? Mettiti comodo perché Racetech è lunga. È lunga. Oh, però c'è da dire una cosa. Se è il main, di solito il main va all'ultimo, alla fine. Lo so, ma dato che noi stiamo montando in maniera cronologica, mi dispiacerebbe saltare alcuni pezzi fondamentali nella ben riuscita del dragone. Quindi, partiamo benissimo con un bel... porta targa e supporto codino con luce LED by Racetech. Ah, te monti la targa? A volte mi tocca. Pararadiatori removibili Racetech sono veramente tanta roba. Dove? Tanta roba, ce li ho montati anch'io. Poi
fianchettini bianchi. Adesso vedrete diversi colori perché, signorini, dopo là ci sono ben 3 kit di plastiche. Quindi già potete farvi delle idee. Bianco. Bianco. Nero. Nero. Sempre paratelaio, Nero, nero. Bianco. Coperchio filtro per quando si lava la moto, così almeno la cassa filtro si pulisce molto molto bene, quindi molto comodo, grazie a Mistec. Dopodiché, chili, quinzali. Vedete gli svariati colori. Un grip ottimo, molto simile a quello di serie, ma soprattutto hanno il lock-on. Si vede dove nel video? Si vede il lock-on. Sì, si vede, fratelli, un si po' vede. Male, però si vede. Guarda qui che spettacolo. E la cosa ancora più bella, tante aziende le fanno lock-on, ma tante utilizzano spessori maggiori. Loro utilizzano lo stesso spessore di quello di serie, che io mi trovo personalmente da Dio. Procediamo. Una catena, questa è una bomba, dopo lo faccio vedere, il montato è quello con la slitta che si cambia, quindi una bomba anche lui. Pedalino del freno, gliel'ho chiesto, non pensavo me lo mandassero, di ricambio, fondamentale perché questo qua invece c'è il freno. Tanta, tantissima roba, guardate, dopo li vediamo montati, ma sono dato il pedale del freno. Slitte per la catena. Ragazzi, cazzarola cosa mi hanno mandato, il super smanicato. Beh ragazzi, Tanta roba, tantissima roba. E allora adesso metti lo smanicato. Oh, mi dispiace, ma ho sporcato il bagaglio, talmente bello. Ah, perché stai lavorando te? In effetti con la mano che mi ritrovo non riesco a fare niente. Però, dov'è? È un dispiacere. Ah, devo metterti pure il gilet, vuoi anche? È un dispiacere, dove? Ma che spettacolo, così sto al calduccio, anche perché fa freddo qui. Oh, ricamato, Ricamato, dov'è? Ah, vabbè, così qua sono i miei paramani preferiti e tutti i cinghi osferite li hanno. Ormai abbiamo spopolato sul web, ragazzi. HP2 di varie cromie, colorazioni. Qua ne abbiamo neri, il drago prima li montava giallo fluo. Adesso vediamo come me li hanno mandati. Quindi neri, oppure neri, oppure gialli fluo. Questi qua sono quelli dei cinghia fedelissimi, ragazzi. Se dovete prendere gli HP2, che secondo me sono i paramani più indistruttibili della storia, gialli fluo. Cosa abbiamo? Bianchi, total white morbido. Poi abbiamo del giallo. E poi abbiamo ancora del bianco. Pezzo da 90 questa, ragazzi, comodissima, la tanica della Raystech. Più velocemente la porto qui, così, e torno così, e torno così. La inserite nel serbatoio e rifornimento ultra rapido per il vostro mezzo. Quindi una vera bomba a mano. Ma non è finita qui perché abbiamo ancora un altro pedale del freno, raga. Pensavo ce ne avessi solo uno. Ragazzi della Raystech, siete i numeri uno. Quest'anno mi avete kittato davvero ciglio alfa e non vi deluderò, spero. Quindi, poi abbiamo altra slitte catena. Slitte trasmissione. Trovate tutto questo. Tutte le sponsorizzazioni, tutto quello che state vedendo, in bio, tutti i link di tutte le aziende e potete, per la maggior parte di loro, acquistare sul loro shop. Qua abbiamo... Elastici del faro, la tabella, tanta roba. E qui invece abbiamo un kit dei paramani HP2. Perché ragazzi, quando comprate questi paramani, avete l'attacco alla leva, proprio vieni qua. Vieni dove? Si vede bene? Sì. Questo qui è l'attacco al manubrio ed è incluso, included. Optional è l'attacco alla leva, che io raccomando. Io utilizzo sempre l'attacco alla leva. Anche qui, ragazzi, Raystech è leader nel mercato delle plastiche. Qui vedremo 3 tipologie di colorazioni differenti. Partiamo subito. Plastiche
bianca. Il drago lo faremo bianco quest'anno, ma non adesso. Procediamo. Qua mi sento un cliente normale. Le plastiche nella giusta confezione, ragazzi. Ecco, vedete, se le ordinate sul sito, voi arrivano a casa così le plastiche. Quindi nella bella confezione di Raystack. Raystack Off-Road Plastic Kit. Cioè, roba seria. Colorazione. Yes, grigio. Ragazzi, ma non è ancora questo il colore con cui faremo il dragone questa sera in garage. Svegliamo il terzo. E giuro che non l'ho fatto in ordine, non lo sapevo. Ci siamo, family. Questo qua sarà il colore con cui andremo a fare il garage. Dove, secondo te, che colore è? Secondo me è giallo fluo. Ah no. Dobbiamo avvicinarci o no? Avvicinati, fratellino. It's black. It's black. Lo so. Non è nulla di nuovo. Ma fidatevi, ragazzi, che nel prossimo video, dove monteremo le grafiche, vedrete che questo colore è quello che... Cioè, una bomba a mano. Quindi, Dome, basta. Adesso dobbiamo montare, anzi, devi montare tutto, Dome. Dai, andiamola pure. Eccoci, non ci fermiamo un attimo, mamma mia come sta diventando factory questo drago. Allora stiamo montando un po' i pezzi della Raystack al momento. Abbiamo montato i pararadiatori, ma ci ho messo il giallo fluo e non arancio come avete visto, perché sapete, a me il giallo fluo piace particolarmente. Dopodiché siamo già andati a montare pedale posteriore. Devo cambiare anche il cartere, però... Al momento lasciamo questo, ma lo cambierò. Dopodiché, adesso monteremo una catena. Dome sta montando i paramani giallo fluo, perché sono proprio il simbolo dell'EDB e vanno montati. Adesso monteremo le manopole e niente, mi adopero anche io perché si sta facendo tardi e bisogna gasare a cannone. Una catena montato, come vi dicevo, eccola lì la slitta. Vedete qui? La vite, che una volta che consumiamo la slitta, con la vite possiamo intercambiare semplicemente la slitta e terremo il nostro una catena nuovo, sempre lì così, perché è uno spettacolo questo qui della Raystack. È mega rinforzato. Dai Dome, vai, mettiti la falsa maglia, ti faccio fare i lavoretti quelli belli, io intanto mi sposto di qua. Oh! Sono distrutto, ieri la tracopio mi ha distrutto. Metto di qua e montiamo il supporto e il paradisco by Gecko. È fatto partire, Dome. Siamo stremati, è 1:30 di notte, ragazzi. Il drago is kittatoribus. Il drago is kittatoribus, raga. Spettacolo. Ma non è finita qui. Non è finita qui, perché noi abbiamo montato anche la... Cioè, abbiamo montato tutte le parti Raystack, come potete vedere dalla moto, ma vi farò anche lì un video dedicato, poi vi racconterò tutto su Instagram. Comunque, guardate che gioiello il drago. Guardate che gioiello, tutto pazzescamente kittato. Che muso kittato. Che musanza. Comunque, eccoci qua. Gli amici di One Gripper, anche loro hanno collaborato a realizzare il mega dragone, dove qui vedete la sella di colore nero, ma loro ne hanno di diverse colorazioni, dove ad esempio blu, bianca, un'altra sella nera. Sono composti con questa plastica tutta pallinata
ha un grip pazzesco, sono dei rettangoloni di plastica che si possono adattare a tutte le moto, quindi non c'è un modello specifico per ogni moto. Sì, la monteremo bianca prima o poi, anche blu, ma al momento nera è quella che sta al top con le grafiche, anche perché prima di arrivare con le grafiche, eccolo qua, l'ultimo e indiscusso packaging, unboxing della serata. Sono quasi le due, ci siamo. Lui è il mitico Funnel Web Filter, ovvero i filter che monta l'Endurista da bosco, fatti da queste piramidine. Quali sono i vantaggi? Si duplica la superficie del filtro, il filtro si sporca di meno, lo pulite meno volte, quindi è molto più duraturo. Ride safe with Funnel Web Filter. E niente, poi ci ha dato anche il pulitore filtri, anche di questo filtro io ve ne ho già parlato molto su Instagram, comunque sia, ripeto, trovate tutti questi prodotti, li trovate linkati sotto nel link, e dove non ci resta che bello che è il drago, è venuto bene, eh? È venuto bene il drago con quella marmittella. Ma non vi abbandoniamo così, ragazzi. Iscrivetevi al canale, mettete like, commentate con il vostro pezzo preferito e, come dicevo, iscrivetevi al canale, perché nel prossimo video montiamo queste che sono il vestitino del drago, sono le grafiche, colori pazzeschi, finiture pazzesche, quindi dai dove che tardi, dai. I cinghios devono dormire, ci vediamo nel prossimo video, vamonos!